Quante volte cercate nella vita di discutere, di arrabbiarci, di infuocarci? Ci accendiamo talmente tanto nei nostri ragionamenti che a volte distruggiamo delle relazioni che magari abbiamo creato da tempo. E questo non è piacevole perché sappiamo benissimo che la rabbia o tutte quelle energie negative possono essere tossiche a livello fisico, a livello energetico, ma anche a livello biochimico. E quindi ora che si digerisce questa tensione che è creata poi attraverso la nostra mente, attraverso che cosa poi in più profondo? Le convinzioni che abbiamo ben radicato nella nostra vita e per lo più valori e regole. E attraverso questo video voglio proprio parlarti delle regole che creano dei disturbi fisici, mentali, quando interagiamo con le altre persone. Facciamo un esempio: se io riconosco che ho dei valori, valori legati alla libertà, alla famiglia, alla salute, alla ricchezza, all'abbondanza, facciamo un esempio, dentro quei valori ci sono delle regole da rispettare. Quali sono quelle regole? Facciamo un altro esempio. Cosa occorre a te per sentirti amato o amata? Cosa ti serve per sentirti amato? E già sapere che cosa ti serve, cosa ti è utile, comprendi nella tua vita quali sono le regole che si devono innescare per farti capire che un'altra persona ti sta amando. E quando comprendiamo come l'altra persona interagisce con te, quando ci arrabbiamo, comprendiamo quali sono le nostre regole. Oggi fai un check delle tue regole e regolati sulle regole. E se ci sono delle regole troppo incisive, troppo forti, troppo ferree, rischiamo nel tempo di infrangerle e se le infrangiamo possiamo fare danni nella nostra vita. Quindi è importante oggi fare un check delle nostre regole proporzionate ai nostri valori. Quindi conosci i tuoi valori, cos'è importante per te nella tua vita e tutto ciò che è sottostante ai tuoi valori, ci sono delle regole da rispettare. Se ci sono queste regole, comprendile velocemente e fai un passo indietro nel tempo e comprendi esattamente perché si sono innescati alcune discussioni, perché ti sei acceso, perché ti sei arrabbiato durante quella discussione o quell'argomento. E talmente sono innescate e inserite e installate dentro di noi queste regole, comprendiamo qual è la nostra vita. Ci sono delle persone che se parliamo magari di Dio o parliamo di Gesù e magari gli diciamo, sai che Gesù ha gli occhi a mandorla? E sai che Gesù è biondo? Oppure sai che Gesù è nero? Ecco, magari queste persone si arrabbiano perché dentro quel sistema hanno innescato delle regole, hanno innescato dei valori e poi ovviamente questo si innesca in convinzioni. Fai questa analisi oggi, scrivilo sul tuo taccuino e scrivi le tue regole, le mie regole per la mia vita, le regole per le relazioni, le regole per quanto riguarda l'economia, nel lavoro, nello sport, nell'alimentazione. Quali sono le regole? E attenzione a non essere troppo ermetici all'interno di queste regole, perché bisogna essere anche facilmente adattabili, fluibili come l'acqua.